Obiettivo Italia dopo? L'obiettivo Italia c'è, ma c'è anche la considerazione per l'estero, perché ci sono molte più opportunità lavorative, stipendi mediamente più alti anche stando in Europa, e quindi si pensa sempre anche ad uscire dall'Italia. Io personalmente avrei intenzione di provare anche all'estero, però ci si tiene aperte più strade, perché non fa mai male, insomma. Devo dire che non mi dispiace lavorare in Italia, non sto escludendo l'idea di andare a lavorare in Spagna, anche a Barcellona. Una fotografia chiara e allo stesso tempo allarmante, quella che emerge dalle parole di quelli che dovrebbero diventare i futuri medici del nostro paese, per ora in attesa di affrontare l'ultimo step prima di poter indossare il camice bianco. In fiera a Padova, il concorso per le scuole di specializzazione per i laureati in medicina e chirurgia sembra però che molti pensino ad una carriera all'estero come sbocco al loro percorso lavorativo. Più di 15.000 gli iscritti a livello nazionale, 775 i candidati assegnati alla Città del Santo, 60 in meno rispetto all'anno precedente. A prevalere sempre il genere femminile, 54%, in linea con i dati relativi agli iscritti del corso di laurea in medicina e chirurgia. 48 le scuole di specializzazione attivate e accreditate all'Ateneo di Padova dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Boom di richieste per cardiologia, ginecologia e chirurgia plastica, a discapito di molti altri settori. Un terzo dei posti rischia pertanto di restare vuoto, con il rischio che diverse borse del Ministero non verranno utilizzate. È diminuita la richiesta di posti, soprattutto della chirurgia generale, dell'anestesia e rianimazione ed è quella che noi chiamiamo la medicina di urgenza, emergenza-urgenza, che sarebbe il pronto soccorso. Perché sono scuole impegnative, il lavoro probabilmente dei nostri giovani medici richiede una presenza, un orario, qualche volta il non orario, quindi si è creato questo non utilizzo delle borse. Su cui l'Ateneo di Padova è fortemente intervenuto con delle iniziative specifiche. Insieme a tutti i colleghi che sono qua con me dell'università abbiamo organizzato 2 giorni nell'aula Morgagni, nel Policlinico dell'Università e dell'Ospedale di Padova, proprio per parlare con i ragazzi del sesto anno che avevano appena finito ed erano prossimi a laurearsi, per presentare i docenti che sono i direttori delle scuole, far vedere loro che cosa significa diventare specializzando. 140 le domande a risposta multipla e 210 minuti a disposizione. Si dovrà attendere la fine di luglio però per sapere il numero dei contratti attribuiti dal Ministero a Padova e la ripartizione tra le scuole, con la speranza, vista la mancanza di medici, che almeno una parte di loro possa pensare ad una carriera in Italia. Non tutti hanno gli stessi quesiti, non tutti ce l'hanno nel medesimo ordine. Poi avranno modo di vedere subito il punteggio? Hanno modo di vedere subito il loro punteggio, ovviamente alla fine della prova pubblichiamo i punteggi di tutta Padova, la graduatoria è nazionale, però per cui non sanno esattamente come si collocano.